la base operativa, noi la chiameremo l'Iperone. In questo pianoro viene stanziata il comando tattico della zona che abbiamo visto prima di Sant'Antonio. Qui, in questa bellissima ripiena messa su due, come si vede, su due livelli, vi erano il comando truppe e i telegrafisti che erano posizionati qua. Siamo indietro di un chilometro dalla zona che abbiamo visto prima, fotografata. Qui, come vedete, c'è anche la trincea che sale sulla vetta e che scende da dove siamo saliti noi. Adesso lo andremo a fare. Comunque, vedete, questo posto sono sicuro che non l'ha visitato quasi nessuno, perché è segnato solo su questo diario del genio. E fortunatamente ce l'ho io. No, scherzo. Comunque, sappiate che questo posto era molto importante, moltissimo importante, durante la guerra, perché qui era il comando tattico, qua si aveva una fantastica visuale sui colpi, da qui partivano tutte le informazioni che dovevano partire per il comando di Sant'Antonio, che restava avanti un chilometro da qua. Qua era il riparo dal nemico, ma potevi vedere il nemico, perché da qua si vedeva. Qua sopra, come detto, e poi c'era la muratiera che saliva, che andava a Sertoi e andava al Forte dell'Ora. Come vedete, eccola qua. E questi sono i due livelli.